Buonasera a tutti, siamo in diretta, sono le ore 21, in attesa che si connettano un po' di persone, facciamo ascoltare un po' di musica, un brano del compositore inglese Gustav Holst, il brano si chiama Mars, tratto dal suo poema sinfonico The Planets. Ogni brano è dedicato a un singolo pianeta, e questo naturalmente è il pianeta della guerra, quindi un estratto di grande aggressività andando poi quindi a toccare, andando ad alludere ai temi di cui parleremo stasera. Eccoci qua, le persone si stanno connettendo. Buonasera a tutti, buonasera a tutte le persone che già ci hanno dato la buonasera. Ecco Ivano, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che già ci hanno scritto. Stavamo ascoltando Mars di Gustav Holst. Stasera, innanzitutto, introduco velocemente anche i due ospiti che abbiamo, che sono Gab Volgar dei Deviate Damen. Ciao. Ciao Antonello, ciao Mirko, ciao ragazzi. E Abibial degli Imago Mortis. Ciao Antonello, ciao Gab. Allora, oggi, prima di partire col tema, un breve riassunto tecnico, diciamo. Riassunto delle puntate precedenti, questa è la seconda video diretta che facciamo collegata al mio nuovo libro. Eccolo qui, La musica e i suoi nemici, uscito nella giornata di ieri ufficialmente, libro uscito per Uno Editori. E in queste dirette che noi stiamo facendo, cerchiamo poi magari di analizzare alcuni temi specifici che sono presenti nel libro e rispondere in diretta a tutte le domande che arriveranno, a cui risponderemo con grande piacere. Note tecniche, dicevo, le persone che mi hanno ordinato personalmente il libro è stato inviato da me personalmente già diversi giorni or sono. Come ho abbondantemente detto, purtroppo non ho nessuna tranquillità per quanto riguarda la tempistica, quello che le poste combineranno, ma d'altronde c'è il virus, quindi sono perfettamente, cascheranno sempre in piedi, quindi vi chiedo grande, grande pazienza, mi dispiace
se ci vorrà tempo, ma il libro è stato inviato e colgo l'occasione per ringraziarvi ancora ufficialmente, come ringrazio le persone che invece stanno iniziando a utilizzare gli altri canali di acquisto, di vendita. Il piano, lo sapete, è sempre quello di uscire da questa forma di virtualità, per quanto possa essere fatta sotto i migliori intendimenti, sotto i migliori auspici, ed è quello di tornare naturalmente dal vivo sui territori a guardare in faccia le persone, colloquiare, a creare energie, creare sinergie, creare fronti di pensiero e di azione, e quindi stiamo pronti per tornare tutti insieme a riprenderci gli spazi, a riprenderci l'arte, a riprenderci la cultura, che poi è l'invito naturalmente principe di questo libro. Allora, il tema della serata oggi è il ruolo che certe musiche che noi potremmo definire estreme, radicali, non convenzionali, possono ancora rivestire al giorno d'oggi. Allora, noi in queste settimane, nel libro ci sono diversi capitoli su questo argomento, abbiamo fatto anche altre dirette, altre video interviste, è capitato di mettere in guardia su tutti i processi falsificanti di appunto falsa trasgressione, falsa provocazione messi in atto. Certamente da quei meccanismi noi dobbiamo tenerci alla larga, dobbiamo riconoscerli, dobbiamo condannarli. Ma non per questo dobbiamo cadere nell'errore opposto, nella forma manichea di pensiero, per cui in assoluto qualsiasi forma di trasgressione, qualsiasi forma di non convenzionalità, qualsiasi forma di shock portato avanti attraverso un discorso creativo e musicale è da dannare. Non è affatto così, anzi, vi sono musiche che io amo definire ascensionali, che in qualche maniera rappresentano una forma luminosa, una forma edificante del far musica in maniera chiara e esplicita. Ci sono delle musiche che invece amano andare contro la convenzionalità, contro qualsiasi forma di conformismo, contro anche i concetti condivisi di moralità, di umanità. E il diavolo sta nei dettagli, come dice detto, quindi bisogna capire se queste cose sono fatte con conoscenza, con autenticità, e se questo avviene proprio attraverso questa forma di shock, certe musiche hanno un potenziale molto importante perché? Perché come ascoltatori ci mettono metaforicamente con le spalle al muro e ci consentono di sviluppare un nostro pensiero critico nei confronti di ciò che noi stiamo ascoltando, che è l'opposto di quello che fa la musica, diciamo, mercificata, la musica di regime odierna, che invece lancia dei messaggi che sono molto precisi, molto univoci, senza sfumature. E quindi è bello in realtà che ci siano anche degli scossoni da parte dell'esperienza creativa. Nel libro, in particolare, io affronto due di questi ambienti musicali che si sono espressi secondo modalità, chiamiamole estreme. Uno è certamente il black metal, che è quella musica che io ritengo ci abbia consentito e tuttora ci consenta di frequentare l'infrequentabile, espressione a me cara, cioè appunto approcciare in una dimensione sublimata certi pensieri, certe posizioni che altrimenti certamente sarebbero inavvicinabili. Allora, per cui questo è importante? È importante che l'arte, la musica nello specifico, ci indirizzi verso certe tipologie di pensiero, perché proprio attraverso una forma sublimata, che è quella dell'arte, appunto, si neutralizza quello che io definirei magnetismo di minoranza. Che cos'è il magnetismo di minoranza? Il magnetismo di minoranza si instaura quando un pensiero trasgressivo, controverso, anche violento,
Se tu lo censuri completamente, se tu lo metti a tacere, questo pensiero assume un interesse morboso. Quindi determinate persone, soprattutto, lo avvicineranno, lo faranno loro e lo acquisiranno in una maniera perversa e malata. Quindi in realtà coloro che si atteggiano a bravi scolaretti e che ci raccontano quanto il mondo è bello, ci raccontano delle magnifiche sorti e progressive del pianeta, in realtà se ci dessero anche una visione un po' più declinata dall'altra parte, forse farebbero anche un servizio sociale migliore. E questa è la prima cosa. Ma nel black metal in realtà ci sono tante cose costruttive. Una tra tutte, per esempio, io mi riferisco a quando quelle musiche uscirono fuori, erano musiche che uscirono da ambiti, chiamiamoli, periferici della musica internazionale. Non era la solita musica anglo-americana. Proveniva dalla Norvegia, che era un mercato assolutamente provinciale, periferico rispetto agli altri. E in quanto periferico, in qualche maniera ci indicava la bellezza di immaginare un mondo della musica che fosse non globalizzato, ma formato da tanti localismi. E quindi ciascuno di questi localismi esprimeva una sua identità, un suo sentire, un suo senso di comunità. Questo è ancora presente, immagino che oggi i nostri due ospiti parleranno di questo. Altro ambito musicale, senz'altro ugualmente interessante, è quello dell'industrial. Quando parlo di industrial, parlo della controcultura originaria, cioè quella nata alla fine degli anni 70 in Inghilterra, con i Throbbing Gristle, eccetera, che appunto anch'essa ha utilizzato un immaginario, una serie di riferimenti che sono evidentemente anticonvenzionali, anticonformità, scioccanti. Si parlava anche di shock tactic, di tattica dello shock. Tutto questo, secondo me, oggi non va assolutamente condannato e non va neanche perduto. E lo diciamo questo perché in riferimento al fatto che anche nel mondo del metal, per esempio, ci siano personaggi che nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, si siano accodati in maniera assolutamente supina alla narrazione egemonica di questi giorni, quindi terrorismo contro il Covid, conformismo nei confronti di certi comportamenti da assumere, che poi sono comportamenti che vanno contro anche al senso stesso dell'arte. Vedasi il discorso del distanziamento sociale. Ecco, se questo avviene anche in ambienti estremi, secondo me il campanello di allarme suona in maniera ancora più rilevante, ancora più forte, e dobbiamo in qualche maniera essere doppiamente desti. Ecco perché vorrei discutere oggi con i nostri ospiti, che ora vi rintroduco, ai quali darò subito la parola. Ecco, vorrei che loro ci dessero la prospettiva anche dal punto di vista della loro esperienza personale, che è un'esperienza tra l'altro lunga, delineata nel tempo, appunto su come appunto certe musiche possano oggi essere utili per disinnescare certi meccanismi di falsificazione e come tutto sommato bisogna reagire anche a questa volontà di normalizzazione, questa volontà evidente che appunto viene anche all'interno dei singoli ambiti musicali. Ragion per cui io vi ripresento i due ospiti, che sono due animatori di due esperienze musicali oramai possiamo dire storiche per l'underground italiano, Gab Volga e Deviate Damen, e Abibial degli Imago Mortis. I Deviate Damen, diciamo, sono un progetto liminale col metal estremo, nel senso che poi lambiscono tanti altri fermenti. Uno può essere quello della cultura dark, del doom, insomma, tanti altri fermenti. Gli Imago Mortis sono una band
che si definisce occult black metal. Il primo demo risale alla metà degli anni 90, quando eravamo in pieno fenomeno di ascensione del fenomeno, e quindi comincerei chiedendo appunto un punto di vista e una testimonianza a Gab Volgaard e Deviate Dame. Guarda, io partirei dai massimi sistemi, anche se in realtà poi il discorso può essere declinato molto nello specifico. Io credo che il problema del politicamente corretto e quindi di musiche che oggi puntano a colonizzare un Occidente che ha rappresentato finora il fenomeno apicale, forse, della qualità musicale, partendo dalla musica classica e finendo al metal. Credo che la globalizzazione abbia messo sotto attacco tutti i fronti culturali, estetici e demografici del globo e di conseguenza abbia dovuto eleggere a musica totalizzante e conquistatrice la musica più regressiva, più approssimativa, più sottocosto, più adattabile a queste grandi masse che senz'altro non sono gli europei. E non sono, diciamo, neanche i rappresentanti degli altri continenti della stirpe europea e della cultura europea. Questa musica io, l'ho sempre riferita all'ambito rap, che poi mi si viene continuamente imputato essere un ambito che ha una sua nobiltà o ha delle origini che possono essere nobili. Ha poca importanza questo aspetto nel momento in cui viene sfruttata e quindi fatta regredire anch'essa ad un livello che serve soltanto per conquistare le masse e farle regredire. Di conseguenza, staccando l'obiettivo da questa visuale, non ci resta che vedere che il metal è la musica che maggiormente ha da rimettere sul fronte proprio demografico. Io ero ragazzo e compravo Metal Shock nel paesino sperduto della Sardegna, cartaceo, con la distribuzione che questo comportava. Con quindi l'investimento economico che questo comportava, e trovavi già gruppi che potevano non essere mainstream, già ti parlo di metà anni 90. Oggi non solo non trovi più questo cartaceo, trovi qualunque tipo di rivista sul rap, e se entri in qualsiasi tipo di megastore, dove quindi non c'è una classificazione della musica che non sia basata su chi compra di più e su quali sono le masse demografiche che entrano nel negozio e comprano quella musica. Ammesso che si compri ancora musica, sappiamo benissimo che poi c'è tutto il discorso della musica in streaming, eccetera. Questo è il rap. Allora io credo che si tratti di un'opera di colonizzazione artistica, estetica e musicale. La musica è sempre stato il veicolo, soprattutto giovanile, di trasmissione del messaggio estetico per eccellenza e anche del messaggio letterario, che se da una parte è esaltato su un fronte di assoluta regressione argomentativa e culturale, sotto il profilo musicale, dall'altro fronte, diciamo, è messo sotto attacco quello nostrano. Quindi, naturalmente, sappiamo quanto musica classica, testi letterari, che Dante, diciamo che è la punta dell'iceberg di quanto un certo tipo di politicamente corretto abbia messo sotto attacco la nostra letteratura, ma noi dovremmo essere dentro le scuole ogni giorno, dentro una classe scolastica, per verificare quanti professori sessantottini, soprattutto post-sessantottini, perché ormai parliamo di post-sessantottinismo relativamente a questo fenomeno. Chiudano i programmi scomodi e propugnino soltanto quello che fa comodo alla globalizzazione. Dal punto di vista musicale, questo fenomeno è tanto più tollerato all'interno del metal nel momento in cui molte bands, e noi ne siamo assolutamente vittime dal punto di vista anche delle invettive che ci vengono lasciate e che ci vengono lanciate per la nostra foga, anche come dire, perculista, no? Perché comunque nei nostri testi abbiamo sempre preso per il culo, attraverso il casting a Tridendo Mores, questo tipo di innovazioni colonizzatrici. Il metal è assolutamente a chiappe aperte nei riguardi del rap, nei riguardi di questo fenomeno, nei riguardi di quella cagata chiamata Black Lives Matter,
che ha fatto sì che la maggior parte di band, anche quelle più estreme che tu citavi prima, che un tempo hanno dato il colore e l'input a fenomeni di grande rivoluzione all'interno di un genere estremo stesso, qual era il metal, adesso hanno messo i profili, il loro profilo ufficiale con il colore nero del Black Lives Matter, come se dovessero farsi perdonare qualche cosa, rinunciando totalmente alle loro istanze estreme. Ed è questa la cosa più grave. Credo che Abibia su questo possa dire molto più di me, perché io non sono un musicista black metal, anche se tra l'altro noi collaboriamo molto piacevolmente e quindi diciamo ho sempre lambito, come dicevi tu prima, anche grazie alle tantissime collaborazioni attive e passive dei Deviated Amen, il genere black, ma è proprio lì che io ho scoperto la maggiore censura che opera attraverso il politicamente corretto su queste tematiche sulle quali invece i black metalers dovrebbero essere le prime vittime a rischio estinzione, e non capisco di come loro non si rendano conto di questo rischio. Tempo fa un grande maestro d'orchestra disse che la gente non andava più ai concerti di musica classica. Credo che l'analisi demografica sia molto semplice da fare: i vecchi stanno morendo e i giovani non l'ascoltano. Ecco, nel metal io sto aspettando che accada questo, perché questi quattro coglioni si rendano conto di quello che sta succedendo, invece di scrivere continuamente, come anche è capitato a te, Antonello, di recente, giustificativi a qualsiasi tipo di invettiva che miri a denunciare questo scempio e questa carneficina, questo eccidio culturale, estetico e demografico. Prima di dare la parola a Bibial, ti faccio una domanda secchissima, perché alla fine è anche il tema centrale di questa nostra discussione stasera. Cosa rispondi a quei musicisti di ambito estremo o paraestremo, diciamo, poi non giudichiamo neanche la presunta autenticità di certe appartenenze originarie, diciamo. Così, ecco, come giudichi coloro che in queste settimane appunto stanno aderendo in maniera addirittura neanche oltre che sostanziale, formale ai dettami della narrazione ufficiale, quindi usando esattamente gli stessi hashtag, le stesse parole d'ordine, quindi neanche mostrando una forma almeno di rielaborazione creativa di quella che potremmo chiamare voce del padrone? C'è quella tizia a cui tu facevi riferimento, io Anche mi fanno lei. cagare, perdonami, Anche lei, sì. mi fanno cagare le band metal con le voci femminili, per cui non so neanche, non conosco neanche quel gruppo e quindi non mi voglio esprimere dal punto di vista artistico, ma sicuramente quella è la dimostrazione di due spunti, un altro sempre sulla globalizzazione, secondo me interessante. C'è un'operazione di femminilizzazione, questo lo diceva la grande antropologa Ida Magli, della civiltà europea in generale. Ida Magli scriveva nel suo libro, non ricordo se contro l'Europa o dopo l'Occidente, l'Europa sta diventando da penetratrice penetrata. E questo fa sì che personaggi femminili stiano assurgendo a ruoli attraverso tutte quelle merdate sul di genere e sulle quote, tutte quelle cagate pazzesche. Stanno assurgendo a feticci del nuovo politicamente corretto, come se fossero le petalose che debbono giustificare sempre tutte, quindi debbono accogliere, possono essere inclusive. E quindi ritengo che quella scelta di poi rendere quel personaggio protagonista di operazioni mainstream importanti, ma non è l'unica perché Piero Pelucci lo ricordiamo, non so se ha The Voice, X Factor, sempre queste merdate. Attenzione, merdate pericolosissime, perché gente che ha celebrato il punk in anni nei quali il punk era andare contro i professorini di merda, adesso sono loro i professorini che giudicano dei poveri ragazzi che vanno lì anziché a pisciarli in bocca, come le vere band punk hanno fatto dall'inizio contro la scuola e contro i professori, nel senso sessantottino del termine, loro vanno lì a genuflettersi a queste quattro teste di cazzo. Questo è il sistema. E quindi credo che le donne da questo punto di vista abbiano dato un endorsement maggiore, si siano prestate maggiormente. Però voglio dire un'ultima cosa a questo riguardo, perché ce l'ho particolarmente con le band black metal. Perché io penso che, poi tralasciamo, c'è sempre stato nel black metal questo grande fraintendimento tra satanismo inteso come fede e satanismo estetico, che è quello che. Del quale Dante Alighieri è stato il più grande profeta.
E già questa cosa mi è sempre stata sul culo. Noi finimmo sotto indagine perché fu ritrovato un CD, e Antonello ti ho mandato il documento cartaceo, durante, in occasione di insomma, fecero, trafugarono del materiale sacro, fecero un po' di casini al San Leo, che come sai è una chiesa importante per quello che riguarda certi aspetti liturgici, eccetera, eccetera, nelle Marche. E ricordo che finimmo, cioè, io mi feci una grande risata, perché quello è stato qualche coglione di questi che disegnano pentacoli tanto per fare qualche cagata, e che si sentono cattivi a profanare le chiese oggi o a pisciare dentro le Madonnine delle nonne, e non dicono nulla di quello che farebbero nel momento in cui saranno costretti a mettersi a pecorina 5 volte al giorno per religioni che quelle sì dovrebbero essere. Dovrebbero render figo chiunque vi si opponga, visto e considerato che chi lo fa viene sgozzato o finisce come abbiamo visto recentemente in Francia. E allora io mi domando, cari black metalers, invece di dipingervi la faccia di merda e andare a pisciare nelle Madonnine delle nonne, cioè, tirate fuori qualche canzoncina che si impegni veramente contro le religioni pericolose, e non rompete il cazzo a un cristianesimo e a un cattolicesimo. Fermo restando il discorso estetico che io ho abbracciato per primo, io ho registrato una confessione, ho scritto un testo teatrale, ho preso un attore, l'ho fatto recitare ad un confessionale vero e l'ho messo su CD, quindi credo di non poter essere considerato un santarellino. Ma da questo a diventare i galoppini del regime, perché ricordiamoci ragazzi che questo regime ci sta togliendo il Natale, io sono personalmente ateo. Però riconosco al Natale tutta l'identità, l'identità e l'identitarietà che ha sempre contraddistinto per noi occidentali, e certi black metalers che pisciano nelle Madonnine delle nonne sostanzialmente si stanno comportando esattamente come questi stronzi che ci governano e che stanno facendo di tutto per laicizzare, nel senso più deteriore del termine, quella che è la spiritualità d'Occidente, che a questo punto ovviamente ognuno deve riservarsi, perché la fede è un fatto assolutamente personale. Quindi la mia è una riflessione di carattere culturale, estetico, politico e non certo, come dire, fideistico o spirituale, che lascio ovviamente alla libertà di ognuno. Grazie Gabriele per la tua testimonianza. Prima di dare la parola alla Bibbia dell'Imago Mortis, ringrazio tutte le persone che si stanno connettendo e che già stanno commentando. Ripeto, alla fine dei nostri interventi, ciascuno di voi potrà porre la sua domanda. Magari, ecco, chiedo di prima della domanda di scrivere a chi è diretta, di modo che così ci potete agevolare. L'ultimo discorso che faceva Gab Volgar, assolutamente importante, centrale, riguarda, diciamo, in qualche maniera un punto saliente di come certe prese di posizione si rimodulano nel tempo, quindi anche certe categorie diventano o diventano obsolete o devono essere ripensate. E a questo punto entra perfettamente in campo l'esperienza di Abibial con l'Imago Mortis, al quale chiedo anche dal suo punto di vista un suo punto di vista generale sulla faccenda di cui stiamo parlando e magari in particolare una sua riflessione su un tema proprio del black metal. Black metal, parliamoci chiaramente senza infingimenti, nasceva nei primi anni 90 in Norvegia come celebrazione esplicita del male. Quindi da questo punto di vista non facciamo infingimenti. Era una celebrazione del male, della misantropia, dell'odio. Allora, come ho detto in apertura, io credo che anche delle forme di disvalore, se contrapposta alla morale comune in una maniera sublimata, siano utili a formarsi un pensiero critico. Ma il punto è cosa rimane adesso di quella battaglia, 30 anni dopo. Mi spiego meglio. Nei primi anni 90 si incarnava, lo diceva per esempio Gab Volgar, certa cultura cristiano-cattolica
come culla principale di una ipocrisia, diciamo, di massa, un'ipocrisia borghese. In questi 30 anni tutto è cambiato, quindi quella stessa ipocrisia è passata, armi e bagagli, dai detentori del discorso, solitamente ascrivibile a un'area progressista, tendenzialmente laica come provenienza spirituale e culturale, che allora erano dalla parte, in maniera più o meno sincera, della opposizione. Quindi la domanda che ti faccio, ma ci arriverai, immagino, un secondo momento, è cosa resta di quella prima ondata black metal oggi e come reinterpretarla in una maniera che sia utile oggi, che dia degli spunti di ribellione che non siano posticci o appunto puramente kitsch. Prego. Allora, più che altro il discorso è questo: il black metal è nato, come tu dicevi, all'inizio degli anni 90, ma già da una successiva ribellione anche del death metal, che di fatto aveva ritradito alcuni principi su cui era nato. E questi principi erano quelli principalmente di uscire dal mainstream, dal music business, e quindi di rendere la musica più inascoltabile possibile, quindi di rompere la morale che già esisteva all'interno già del metal. Negli anni 90, teniamo presente che gran parte dei metallari ascoltavano heavy metal classico, semmai idolatravano i Metallica, quindi seguivano comunque un metal mainstream e anche degli ideali mainstream, il pacifismo, oppure, che ne so, impegni sociali e tutte queste serie di cose, no? Il death metal, insieme poi successivamente al black metal, sono stati effettivamente dei momenti di rottura di questo andamento del metal. E il principio su cui si basavano questi generi estremi primordiale era quello dell'autoproduzione, quindi di uscire totalmente dal controllo dei media, del giornalismo musicale, di qualsiasi, diciamo, ente che poteva monopolizzare questi generi, di uscire completamente da questo schema e di arrivare ad un livello di autoproduzione e quindi anche di massima espressione di libertà. Quindi una band poteva dire di essere satanista, una band poteva dire di essere neonazista, una band poteva dire qualsiasi cosa, insomma, poteva augurare la morte di chiunque, poteva insultare, non lo so, altri addetti ai lavori o altre band, insomma, c'era una massima libertà nel bene o nel male di interpretare questo genere. E questa libertà era anche spirituale, quindi ogni specificità territoriale poteva tranquillamente cantare nella sua lingua. Questa era veramente, secondo me, la grande rivoluzione che ha portato il black metal. Perché sentire una band cantare in polacco, piuttosto che in greco, piuttosto che in russo, piuttosto che in italiano, piuttosto che in francese o in qualsiasi altra lingua, era una cosa impensabile sino allora. L'inglese era la lingua predominante, la lingua, diciamo, principe del genere, quindi era vietato uscire da questo seminato. Quindi il black metal ha rappresentato una vera e propria rivoluzione musicale e anche ideale. Per quanto riguarda invece gli ideali del genere, c'era sicuramente quello di rivolgersi a un'elite e non a una massa. Questo era uno dei principi anche su cui si basava il black metal norvegese. Era per questo motivo che aveva ideato appunto questa forma di circolo privato che era l'Inner Circle. Insomma, il black metal doveva essere un qualcosa che si rivolgeva solamente a persone veramente pronte ad ascoltare quel genere. Per ascoltare quel genere bisognava militare quel genere, quindi bisognava procurarsi le cassette facendo il tape trading, acquistando le fanzine, arrivare alle band. Ecco, diciamo che era un mondo o ti immergevi seriamente oppure non potevi sfiorarlo a livello commerciale, non potevi andarti a vedere un concerto così tranquillamente. E l'atteggiamento anche
di chi ascoltava black metal, di chi era coinvolto nel black metal in quegli anni, sto parlando degli anni 90 naturalmente, era molto più militante rispetto adesso. Adesso quello che io lamento sempre anche delle interviste che rilascio è che secondo me il black metal è passato da essere un vero e proprio genere di vocazione spirituale, quindi militante, molto profondo, a essere diventato un banale genere musicale. E quando il black metal è diventato un banale genere musicale, cioè, le conseguenze sono state poi distruttive, perché gran parte de delle band, quelle un po' più che strizzavano l'occhio all'economia, insomma, che ci volevano vivere di musica, si sono subito accasate sotto le major che si sono prese tutte queste band. Hanno preso queste band, gli hanno fatto una lavata di capo perché magari in qualche fanzine queste band magari potevano aver anche rilasciato qualche dichiarazione compromettente, magari a sfondo razziale, razzista, piuttosto che non so, aver insultato qualcuno di qualche major o cose del genere, oppure aver attaccato in maniera quasi paramilitare la religione cristiana o chi che sia, insomma. Questo era uno dei grossi problemi che si è registrato attorno agli anni, primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, dove c'è stata una sorta di gara di queste band a pulirsi l'anima, quindi di conseguenza sono state delle mosse dettate da sopra per farli diventare comunque band di un certo livello, quindi di iniziare a calcare i palchi europei. Ecco, vi ricordo una cosa che tutti sanno. Fino a poco tempo fa una band black metal non poteva andare a suonare a Wacken. Wacken è un festival che era nato con chiari intenti antirazzisti, e gran parte delle band black metal invece si erano dichiarate o nazionaliste, patriottiche, fasciste, naziste, tutte queste cose. Quindi era totalmente impossibile per una band black metal salire sul palco del Wacken, perché gli organizzatori non lo permettevano. Quando le prime band black metal, sto parlando di Mobborgir, Cradle of Filth e così via, sono cominciate a salire su quei palchi, il mondo del black metal è totalmente cambiato. Totalmente cambiato, e siamo arrivati di fatto a una sorta di rottura che sta perdurando da qualche tempo. Questa rottura è all'interno del black metal. Esiste una frangia di chi crede ancora che il black metal debba rappresentare i suoi, diciamo, ideali originari, quindi l'autoproduzione, la libertà artistica, la libertà di espressione totale, senza peli sulla lingua e così via. E dall'altra parte c'è invece chi incomincia a parlare di morale, incomincia a bacchettare chi dice qualcosa che, secondo magari il mainstream, il politicamente corretto, diventa dannoso. Questo è quello che sta accadendo. Difatti, sempre di più adesso il black metal, ecco, la particolarità del genere è questa, che come dicevate, all'inizio il black metal era una forza molto iconoclasta, soprattutto nei confronti della religione cristiana, no? Allora, c'è una parte di black metal, quello mainstream, continua questa strada, perché comunque attaccare la religione cattolica occidentale sembra che non dia fastidio a nessuno. E dall'altra parte, invece, coloro che tengono sotto controllo il black metal si preoccupano molto, invece, su una band di queste, rilasci una dichiarazione a sfondo, a loro dire, magari razzista, o magari semplicemente avere una posizione anti-immigrazionista. Questa cosa, ad esempio, è capitata anche a noi. Abbiamo rilasciato un'intervista qualche tempo fa su un magazine americano, e niente, c'era stata posta, era il tempo in cui iniziavano un grosso flusso di sbarchi a Lampedusa, no? E ci avevano chiesto opinioni a riguardo. Forse probabilmente dall'estero sembrava, non lo so, voleva sapere come stavamo reagendo, no? E io avevo criticato il fatto che l'immigrazione fosse totalmente dannosa all'Europa dal punto di vista culturale, e poi perché dietro c'erano delle logiche di sfruttamento mondialista. Io ho rilasciato questa domanda, ho risposto così, e niente, poi a un certo punto questo magazine esce, io ne volevo acquistare una copia per averlo per la nostra collezione di band,
E praticamente niente, la persona che l'interlocutore che avevo avuto si era reso totalmente irreperibile, allora ho scritto proprio la redazione. La redazione aveva fatto una sorta di stranissima resistenza dicendo che il magazine era esaurito. Però loro non hanno assolutamente capito che il black metal è un genere di forte militanza, quindi prima o poi le cose le trovi. E quindi, frequentando le distro, frequentando gli scambi e così via, avevo intercettato una distribuzione tedesca indipendente che aveva il magazine, allora me lo sono comprato. Quando l'ho ricevuto, abbiamo avuto la bella sorpresa che la nostra intervista è stata completamente alterata. Alterata da un magazine che dovrebbe trattare metal estremo e che in realtà ci prendeva in giro sul discorso appunto della nostra posizione antimigrazionista. E quindi le nostre pagine erano completamente lordate di slogan antifascisti, immagini del fronte antifascista lì americano, insomma, questi malati mentali. E alla fine, quindi, non accettavano il fatto che qualcuno dissentisse dalla politica migratoria che l'Europa sta subendo in questi decenni. Ecco, questo qua è molto grave che sia avvenuto all'interno della scena black metal, perché il black metal sono sempre stato convinto che fosse, e per me lo è ancora, diciamo, il massimo epicentro di libertà individuale che una persona potesse avere. Insomma, nel black metal puoi dire quello che vuoi, nessuno viene a farti la morale di quello che fai. Questo dovrebbe essere il black metal. Purtroppo, invece, all'interno della nostra scena sta accadendo questo, e sempre di più molti concerti vengono vietati da fantomatiche associazioni antirazziste e così via, che cercano di bloccare eventi black metal. Ci sono poi dei, non possiamo chiamarle giornalisti musicali, ci sono magari delle webzine che di mestiere fanno solamente un lavoro di delazione, cioè vanno a scandagliare magari vecchie fanzine, vecchie riviste, quello che vuoi, per andare a scovare se una band in qualche modo possa essere bollata come sessista, fascista, nazista, insomma, tutte queste etichettature che, diciamo, ecco, tutti più o meno stiamo conoscendo anche nel quotidiano, no? E questo è quello che sta accadendo nel black metal. Quindi il black metal è un genere tagliato a metà adesso. E quindi cosa sta succedendo? C'è chi a queste cose non le accetta, come gli Imago Mortis, e c'è chi invece le accetta a spada tratta e inizia a moralizzare chi non è d'accordo. Questo è uno degli aspetti veramente disgreganti che, diciamo, all'interno del black metal sta avvenendo. Quindi, sul fatto che oggi il black metal sia veramente un genere ribelle, non lo direi completamente. Una parte cerca di mantenersi libera e ribelle totalmente, c'è una parte che invece cerca di, diciamo, arrivare a un politicamente corretto che magari possa anche aprire delle porte a livello economico, commerciale. Ecco, questo è quello che sta accadendo. Poi un'altra cosa che mi sento di dire è questa: è vero, il black metal è nato come un genere fortemente anticristiano. Era la prima cosa che, diciamo, tutti avevano somatizzato, io stesso. Però è vero che anche il cattolicesimo è un cadavere oggi, quindi non riesco neanche io a capire come me cosa porti a continuare a essere iconoclasti oggi. Mi sembra semplicemente, non lo so, si fa piacere forse, come magari si parlava prima, anche di un Islam che avanza verso l'Europa, che sicuramente tutti si badano bene di pronunciare all'interno di una canzone, no? Nessuno fa una canzone contro Allah oppure contro la religione musulmana oppure anche gli atteggiamenti beceri degli islamici, nessuno dice nulla. Noi nelle interviste, quando ci vengono poste le domande, non abbiamo peli sulla lingua e certe, diciamo, situazioni le esprimiamo. Tanti invece si tappano gli occhi su quello che sta accadendo. Ecco, poi riguardo invece, ecco, il black metal è sempre stato anche un genere molto antagonista verso gli altri generi musicali. Questo
quindi da un certo punto di vista anche poco sociale e poco accostabile da tanti. Già all'interno del metal in generale, il black metal è sempre stato visto veramente come un genere un po' fuori controllo, completamente magari anche inavvicinabile, o comunque che spesso aveva scontri con altri generi del metal, ecco. Non lo so, questo è un po', diciamo, un po' il mio punto di vista, diciamo, generale di quello che vedo, quello che ho visto e quello che sta succedendo. Guarda, io ti ringrazio per la prospettiva che definirei lucidamente storiografica su tutto il fenomeno, che credo sia stata utile anche alle persone che ci stanno seguendo, che magari non sono degli insider, non sono dei conoscitori del black metal. Credo che questo abbia già fornito, insomma, degli elementi importanti e interessanti. Adesso entriamo nella seconda fase di questa diretta, nella quale diciamo diventate voi i protagonisti, perché attendiamo le vostre domande. Voi scriveteci nei commenti la domanda, premettendo magari la persona alla quale volete fare questa domanda, e noi saremo felici di rispondere. In attesa che qualcuno ci scriva, ricordo un paio di cose, questi dibattiti, lo dicevo prima, queste forme di confronto, di convegno, hanno la loro sede naturale nella realtà e non nella virtualità. Quindi l'impegno di tutti noi, di noi che stiamo parlando, ma io spero di chi ci sta seguendo e di tanti altri, è forzare la mano perché la normalità, non la nuova normalità, la normalità torni a prevalere, che quindi si possa tornare a guardarsi negli occhi e parlare di queste cose che, come capite perfettamente, sono vicende musicali, ma trattate in una certa maniera investono ambiti ben più complessivi, ben più ampi della trattazione meramente musicologica o di critica musicale. Si parla della nostra società attraverso la musica, si parla dell'uomo attraverso la musica, si parla della politica del nostro tempo attraverso la musica. Quindi ci saranno delle dirette che nel frattempo io continuerò a fare su Facebook, individuando dei temi e magari invitando degli ospiti come fatto stasera. E ricordo a tutti coloro che mi seguono che ogni mercoledì alle 18:30, ogni mercoledì alle 18:30, un capitolo eccolo qui, del libro La musica e i suoi nemici, uscito proprio nella giornata di ieri ufficialmente, verrà in qualche maniera spiegato, verrà in qualche maniera introdotto da un video pubblicato sul canale YouTube di Diego Fusaro. Ieri abbiamo già raggiunto il secondo appuntamento e proseguirà nelle prossime settimane. Quindi, ripeto, l'obiettivo è tornare nella realtà e riprenderci tutto ciò che illegalmente, anticostituzionalmente ci è stato sottratto. Ma fino a quel momento cerchiamo comunque di occupare internet, occupare i social in una maniera che sia costruttiva. Io credo che anche stasera stiamo parlando di musica, ripeto, non da permettetemi l'espressione da pipparoli, perché purtroppo quando si parla di musica o proprio non se ne capisce niente, oppure quando se ne parla con persone che hanno una competenza, però ci si limita sempre agli aspetti meramente tecnici, agli aspetti meramente produttivi. In realtà la musica è molto di più, e l'unico modo per aggregare attorno a questo linguaggio, attorno a questi interessi, è appunto ampliare il nostro campo di azione. Io sono in attesa di vostre domande. Ecco che arriva la prima, proprio ora. Dario, vabbè, intanto Pandolfo, grazie a te. Dario
ci scrive, questa è per Abibia la domanda, secondo te perché quasi nessuno critica l'Islam in ambito black metal? Faccio una brevissima parentesi, io so che in realtà ci sono gruppi addirittura medio orientali che l'hanno fatto e qua si tratta effettivamente di fenomeni di anche eroismo in musica. Parliamoci chiaramente, però certamente nel mondo occidentale sono pochissimi coloro che fanno una critica a questo monoteismo. Mi viene in mente un progetto francese, del quale Ad hominem, che lo ha fatto, ma prontamente è un progetto che è stato tacciato di filonazismo. Si mostrifica sempre il nemico in politica, nel mondo dell'informazione come in musica, e quindi così ci si liquida, si liquidano gli avversari. Prego, Abibia. Sì, allora, esistono band anche in paesi islamici, molto rare, e mantengono sempre il totale anonimato e clandestinità, perché sappiamo che in certi paesi come l'Iran, piuttosto che questi paesi alla fine teocratici islamici, se beccano qualcuno che faccia solamente della musica metal, va in prigione, insomma, diventa dura, e dopo soprattutto la famiglia delle persecuzioni. Quindi questo è il grosso problema che hanno in questi paesi. In Europa sono veramente poche le band che osano alzare la voce contro la teocrazia islamica, sono veramente poche. Si parla sempre comunque di quella seconda fetta di black metal che dicevo prima, quella legata ancora alla libertà di espressione e a, diciamo, una certa irriverenza senza fronzoli, ecco, questo è quello che sta, diciamo, è la parte in cui sull'Islam si pronuncia molto molto negativamente. L'unica band che io ricordo che si era pronunciata contro l'Islam erano gli Impale Nazareth, che in un'intervista avevano detto che avevano praticamente dichiarato che se dovesse scoppiare la terza guerra mondiale tra mondo occidentale e mondo islamico, loro si sarebbero schierati con il mondo occidentale senza problemi, anche se questo fosse stato cristiano. Ecco, questo, ad esempio, secondo me, è già un livello superiore di ragionamento, perché qua si sta parlando. Allora, l'Islam, diciamocelo chiaramente, se questi prendono il potere da che parte, il metal ha finito di esistere. Ok, come tutta la musica rock, immagino, qualsiasi cosa che noi, tutte le nostre libertà sarebbero compromesse. Il Quindi rap è la il musica fatto. dell'Islam, questo non c'è dubbio. E il rap è la musica dell'Islam, ma questo è accertato. Ci sono continui endorsement da questo punto di vista, e anche da parte dei politici stessi. Credo che ci sia anche, vado a memoria, un progetto di legge per insegnare il rap nelle scuole proprio con la motivazione di rendere più inclusiva la musica in favore dell'immigrazione. Quindi è un progetto. Continuare a pensare che si tratti di una casualità o di un fenomeno semplicemente dettato dalle mode, dal fatto che i giovani adesso ascoltano rap, i giovani ascoltavano metal, ascoltavano rock, ovviamente, ascoltavano disco music, generi che sono stati completamente banditi. Infatti, immagino che Antonello Allora, ne ha scritto nei abbondantemente. video dell'ISIS, a quanto mi risulta, ci sono anche degli sfondi rap, perché ci sono dei rapper, soprattutto magrebini, francesi, schierati con l'integralismo islamico. Quindi Assolutamente non sì. è un che il rap sia anche schierato a livello proprio islamista. Quindi si sa che c'erano addirittura anche delle raccolte fondi per la guerra dell'ISIS, Esatto. gestiti appunto da rapper che raccoglievano soldi per questa cosa. Quindi ci si sa, non è, diciamo, come dici tu, è una musica totalmente pro-islamista a tutti gli effetti. Questo non è un ombra di dubbio. Ecco, sul Regressiva, fatto applicabilissima come dire, ad una media giovanile che vogliono far regredire a tutti i costi. E il rap è facile da fare, è poco costoso, non prevede nessun tipo di arricchimento culturale che possa fondare le radici nella cultura
indigena delle nazioni europee. E Ecco, io questo quello che è. sto notando, nel metal è che ci sono sempre meno ragazzi attratti dal metal, ma in generale, non solamente verso il black metal. Tutti i ragazzini vanno verso la direzione del rap, tutte queste forme che tutti più o meno conosciamo adesso. Che non viene censurato Prima. nonostante i testi. Io dico sempre, ragazzi, provate a tradurlo il testo. Parlo anche del rap, quello che viene dagli Stati Uniti, che spesso è visto come il gota di una sofferenza, di tutte queste cagate pazzesche di sofferenze con le quali ci hanno strarotto i coglioni per poter far penetrare delle musiche e delle culture che invece sono mainstream, perché tu li vedi con questi collanoni dorati e non è che quello è oro finto. E allora, questa modalità di aver penetrato totalmente il nostro tessuto culturale è stata studiata a tavolino ed è scientifica. Già il fatto che il metal ha sempre avuto stili molto differenziati al suo interno, dal doom al glam, pensa soltanto questo, e quanto in realtà attinga alla musica classica, non solo come stilemi timbrici, ma anche come stilemi musicali. È molto più semplice fare una cover di musica classica in chiave metal che non di altri, che non su altri stili. Con il rap questo non puoi farlo. Cioè, è una musica regressiva. È come lanciare noccioline allo zoo. Non mi viene un esempio migliore. So che è un po' forte, ma il senso è quello. Allora, loro preferiscono vendere tante noccioline a tanta gente piuttosto che poche perle preziose. A quella poca gente che stanno diventando gli europei. Stiamo diventando troppo costosi, stavamo diventando troppo esosi, troppo pretenziosi. Non parlo ovviamente del profilo sindacale che sarebbe sfondare una porta aperta, per lasciarci continuare verso quella direzione. Il progetto è di resettare tutto questo. Non a caso va molto di moda in questi giorni proprio il termine Great Reset, che significa proprio questo. Stralciare completamente qualsiasi stilema occidentale per sostituirlo con quello che vogliono creare artificialmente e che possa adattarsi alle grandi moltitudini, che non siamo più noi, certamente non siamo più noi, anzi siamo visti come quelli che sono ancora i portatori di un identitarismo che in realtà significa soltanto parlare di casa nostra. Io ricordo a questo proposito una nostra intervista su Metal Shock del 95, dove siamo finiti senza aver fatto neanche un album all'epoca e senza avere etichetta, proprio perché cantavamo la gloria e l'orgoglio di avere le sembianze che avevamo. Questa cosa è stata riportata, ricordo, anche dallo Stato di Marcello Veneziani, così come da Carlo Climati. Se voi digitate Razzismo de Via de Damen, esce fuori l'idea di Dio, soltanto per aver fatto delle dichiarazioni basate sull'orgoglio di quel che si è, laddove invece questo viene non solo consentito, ma incentivato a queste culture che loro considerano diversità. Ma come può esserci diversità quando tu spiani un planisfero e vedi che l'Europa è rimasta un groviglio di vecchi piccolo così, mentre il resto del mondo è di tutt'altro colore, di tutt'altra natura? Bene, allora io devo innanzitutto una precisazione all'amico Dario che ci scriveva riguardo alla la parte tecnica e produttiva della musica. Dunque, capiamoci, Dario, sono perfettamente d'accordo con te se dici che mettere in discussione il modello produttivo della musica oggi sia essenziale per porre una critica radicale alla musica di oggi, siamo perfettamente d'accordo. Forse mi sono spiegato male prima. Io alludevo a una discussione tecnica sterile, tipo sulle marche di chitarra, sui timbri di tastiera, con le quali, francamente, mi rendo conto che un appassionato possa interessarsi anche a questi aspetti, ma certo non aggreghiamo persone al di fuori dell'ambito e creiamo una sorta di bolla un po' autoreferenziale che io cerco sempre di scongiurare al massimo livello in tutto quello che faccio. Volevo fare una breve riflessione su questo tema della identità all'interno della musica e in generale. Noi leggiamo, o almeno ci viene fatto leggere dai media, dai padroni del pensiero unico,
dagli intellettuali di regime, quest'idea di identità, di differenza, come di per sé una forma discriminante, una forma appunto di differenziazione violenta nei confronti dell'altro, gerarchica. Questo è un cortocircuito che noi dobbiamo veramente impegnarci a decostruire, perché l'idea di identità, l'idea di differenza in realtà non ha assolutamente niente di discriminatorio. Allora io mi esprimo in maniera esplicita da questo punto di vista. Io ritengo di essere intimamente e profondamente antirazzista, proprio perché accolgo questa idea di ricchezza della differenza. La ricchezza della differenza, dal mio punto di vista, significa non immaginare un melting pot di culture tutte uguali, indifferenziate, e poi vuol dire perdere ciascuna di esse la propria specificità, ma significa riconoscere il genio di ognuna di esse. Dunque, se vogliamo ribaltare la tesi razzista biologica secondo cui esistono culture superiori, io non credo affatto che esistano culture superiori, credo un'altra cosa, credo che tutte le culture siano superiori nel momento che esprimano il loro genio, che esprimano la loro specificità. Ecco, quindi quello che ci stanno imponendo di fare noi, cioè perdere la nostra specificità, è una doppia operazione razzista. È autorazzismo, perché significa negazione di noi stessi, ed è anche razzismo nei confronti degli altri, perché gli altri vogliono conoscere l'Italia, vogliono conoscere la Francia, vogliono conoscere l'Europa per i loro tratti distintivi, esattamente come se io vado in una cultura tribale, una cultura extra occidentale, voglio conoscerla per i suoi tratti distintivi e non per una forma appunto di addomesticamento tesa appunto a compiacermi perché vengo dall'Occidente ricco e, fra virgolette, evoluto. Quindi volevo dire questa parentesi, nel frattempo sono arrivate altre due domande che leggiamo subito e credo siano entrambe indirizzate a Bibial. La prima è di Jacinto Otto Olivelli, che tra l'altro ricordo come organizzatore di un bellissimo festival sul lago Trasimeno, al quale ho anche avuto il piacere di partecipare oramai 10 anni fa esatti, mi sembra, che ti chiede se ti piace il Dungeon Synth. Cosa sarebbe musica fatta con sintetizzatori? Vabbè, se non la conosci, io ne so qualcosa. Dungeon Synth è una forma, sì, di musica ambient, con Ok. sfumature sia medievali sia orrorifiche, che in qualche maniera nasce da un'espansione di quello che era il discorso iniziato nei brani elettronici di Mortis, di Ah, Burzum ok. e altre operazioni di quelle. Ora c'è un settore effettivamente che sta ampliandosi in quell'ambito. Perché io, come sapete, il black metal ha conosciuto e conosce anche una branchia ambient, che ci sono però le chiamiamo nel nostro ambito, vengono chiamate generalmente ambient e basta. Quindi ci sono band o persone che proprio fanno solamente musica, diciamo, sinfonica, ambient, che partono un po' sull'esempio di Mortis, ma sono veramente innumerevoli. Sì, ascolto anche musica ambient, però non sono proprio così specifico, cioè non so proprio veramente tutte le varie diramazioni, ok? C'è il noise industrial, dark ambient e così via, però non sono veramente così esperto in tutte le varie, diciamo, vari settori del genere. Sì, ascolto generalmente ambient, qualcosa ascolto. Lo ascolto sempre volentieri, non quando guido, perché sennò di solito ascolto metal in macchina, ecco. Però Altre qualche volta quando voglio stare domande tranquillo.
Emiliano Zanotti ti chiede, fra le poche realtà del black metal che rimangono fedeli allo spirito originario, esistono contatti stabili o la possibilità di far rete? Il problema attuale mi pare proprio quello che, oltre a essere pochi, siano anche cellule isolate. È vero, concordo. Allora, nel paradosso siamo in una società in cui la comunicazione potrebbe essere molto veloce e potrebbe essere molto più fitta, ecco. Il problema è che nonostante questo, le band si conoscono ancora poco. Prima forse il fatto di conoscersi era, diciamo, qualcosa di molto più tangibile, perché se io faccio uno scambio di cassette con un'altra band e questa, diciamo, lo scambio va in porto, incominciamo una corrispondenza, ci si incomincia a conoscere e ci si comincia anche a rispettare, e quindi nasce alla fine un sodalizio, un'amicizia. Ci sono magari una volta succedeva che tanti scambi non andavano a buon fine, oppure magari qualche band magari si rivelava, che ne so, poco attendibile, piuttosto che magari faceva qualche sgarbo a qualcuno. Allora queste band venivano, diciamo, uscivano, insomma, dal black metal, perché si sputtanavano. Ecco, è per quello che stavo dicendo che il black metal è sempre stato un genere molto militante. Io noto questo quando suoniamo live, solitamente le band con cui abbiamo stretto comunque un rapporto molto più profondo sono le band che abbiamo conosciuto di persona. Purtroppo la virtualità, secondo me, non aiuta veramente a conoscersi appieno. Questo purtroppo è un difetto che riscontro generalmente nella vita, non solamente, secondo me, nel metal. Forse quello che manca è un'interazione fisica tra persone impegnate nelle band. Ecco, quello sì. Mancano dei festival a tema, magari solamente dedicati all'underground italiano. Perché adesso, vabbè, assistiamo magari a dei festival dove ci sono magari degli headliner stranieri conosciuti, e poi magari vengono cacciate per far da spalla delle band italiane. Però un festival magari esclusivamente italiano ad oggi non esiste più. Secondo me, i sodalizi si costruiscono ancora tra persone fisiche, non virtualmente. Perché dietro comunque una tastiera, dietro magari tante belle parole, magari si può celare magari una persona anche che mistifica quello che è, quello che fa, e magari non è, si descrive in un modo che non è. Ecco. Secondo me è sempre. Sarebbe bello riuscire a interagire. Vi ricordo che il più grande sodalizio del black metal norvegese era nato attorno a un negozio di dischi, che era quello di Euronymous, e venivano anche praticamente da diverse città, si muovevano per andare lì. Ecco, sono un po' scettico diciamo, sul contatto virtuale tra band. Ecco, tutto lì. Ci vuole tempo per edificare un rapporto tra gruppi. Tutto lì. Dunque, c'è una domanda di Luigi che però qui non riesco, nella regia di StreamYard, non riesco a capire perché leggo la prima parte. Quindi se riesci a rimandarci un commento solo con la domanda, la porrò subito a Bibial. Nel frattempo abbiamo anche una domanda a Gab Volgar da parte di Alessandro, che ti chiede: negli anni 80, quando si ascoltava metal, si era quasi extraterrestre. Ricordo che le persone ti escludevano, compravo Metal Shock e dovevo quasi nasconderlo. Pensi che in questi anni si sia ritornati a quei periodi, oppure cosa è cambiato? Allora, negli anni 80 sono parzialmente d'accordo con questa riflessione, o meglio, il metal negli anni 80 era l'antagonista cattivo del fenomeno dei paninari, no? Quindi di Duran Duran, della musica, diciamo, chiamiamola pop, disco, come preferiamo.
quella che oggi definiremo mainstream. Però io non, sinceramente, con gli occhi di oggi non riesco a leggere diversamente il passato se non con gli occhi di adesso, perché sei più maturo e capisci delle cose che all'epoca non si potevano capire. Invece io non vedo nessuna dicotomia. Ci fecero credere che esistesse questa dicotomia, peraltro sfatata da molti fenomeni. Essendo io nato e cresciuto con i Dead or Alive, cito i Dead or Alive per citare un gruppo dance che è stato in classifica in vetta con gli Spinning Round, delle classifiche del pezzo tra i pezzi più pop della storia della musica, ma in realtà al loro interno avevano Wayne Hussey, The Mission, che era nei Sisters of Mercy, diciamo, i cui membri hanno affondato poi le radici in tante altre band. Mi vengono in mente i Lords of the New Church, mi vengono in mente i Damned. Cioè, in realtà, non c'era, secondo me, non c'è nessuna dicotomia, leggendolo con gli occhi di adesso, all'interno di una identità culturale, territoriale, etnica. La dicotomia è al di fuori di questo tipo di percorso. Allora, se vogliamo fare una questione commerciale, sì, possiamo dire che il metal era il fratellino cattivo della musica pop, però neanche tanto, perché io faccio sempre l'esempio della stampa. Quando tu riuscivi a trovare una copia di Metal Shock nel più sperduto, nella più sperduta edicola del più sperduto paesino d'Italia, beh, sinceramente io parlerei invece di mainstream, cioè se no che cos'è il mainstream? Il problema è che adesso non è più così, e adesso il metal, che era il fratellino cattivo del pop degli anni Ottanta, è diventato l'unico rappresentante della musica occidentale ancora vivente, a livello un minimo giovanile. Ma questi giovani, ragazzi, noi lo sappiamo bene. Io che voglio sempre un virgulto all'interno dei Deviate Damen, ormai è difficile accaparrarselo, perché non ci sono ragazzi. Non ci sono ragazzi con i capelli lunghi, non ci sono ragazzi che suonano metal. E i pochi che esistono, e che io frequento molto, mi dicono: noi a scuola abbiamo problemi a portare i capelli lunghi, non per i motivi che potevano avere quelli della mia generazione, e cioè che eri il metallaro e allora eri guardato dai fan di Duran Duran come la pecora nera della classe. Ma Abibial mi raccontò cosa accade ai metallari che girano per le banlieue parigine, neanche tanto banlieue, perché l'esempio che mi facesti tu a Bibial era invece proprio, mi pare, a Montmartre, di quelli lì che dicevano com'è che li chiamano Gli gothic, no? Allora, io ero stato a Nîmes, sud della Francia, Esatto. e ero stato a trovare il leader della nostra label, no? Che si chiama Drucker Production, che è proprio di lì. E stavamo camminando per le strade di Nîmes e c'era un gruppo direi, di questi personaggi, rapper comunque di origine nordafricana, si vedeva, e ci prendevano in giro, era palese, no? E lui mi diceva di non reagire perché comunque questi erano in tanti e diceva che era abbastanza uno standard questo tipo di provocazioni. Loro chiamano in generale tutti coloro che sono vestiti in eroi metallari, quello che volete, li chiamano i gothic. E Esatto, quindi Gotti. Mi ricordavo questa definizione, infatti, che mi vogliono avevi raccontato. praticamente cercano di provocare perché vogliono fare a pugni subito, cioè hanno vogliono lo scontro con i metallari come tra bande da strada, ecco, hanno questa idea. Il Quindi problema è direi che in 10 contro 1, cioè i classici schemi, loro sono in tanti, ma resseppati su una gradinata di una piazza, quindi sono in 10 contro 1, 2 o 3, cosa fai? Quindi capisci bene che la Devi. dicotomia non è quella che poteva esistere negli anni Ottanta tra metallari e non metallari, ma è una dicotomia assolutamente etnico-culturale. Ormai la questione è basata su questi parametri qua. Dal punto di vista di come si è evoluta anche l'aspetto mediatico relativamente al metal, beh, io mi ricordo che negli anni Ottanta c'erano video che oggi sarebbero censurati, perché oggi il politicamente corretto sta svolgendo un'operazione di censura anche, ad esempio, sulla pornografia, anche, ad esempio, pensiamo soltanto ai veli che stanno mettendo alle statue.
E noi di Stato ne sappiamo bene perché i deviate dame della pornografia hanno sempre fatto una bandiera e ci siamo sempre messi con i cazzi al vento. E naturalmente questo nasce negli anni Ottanta. Cazzi e chiappe, e naturalmente seni per quello che riguarda il mondo femminile, adesso li coprono addirittura alle statue. Avete idea di cosa significherebbe oggi fare un video come quelli che andavano? Che infatti non si vedono più, perché non li vedi più neanche su YouTube. Tanti video che sono stati recentemente, se non censurati, nel senso tolti dal canale, ma assolutamente messi al bando dal punto di vista di questo moralismo peloso di merda che sta. Questa è la doppia morale del capitale assoluto che, mentre appunto assume atteggiamenti paternalistici, moralistici, al contempo ti vende un'idea totalmente mercificata della sessualità, dell'esibizione del corpo, perché sappiamo che mentre censurano le statue e espressioni magari anche di cultura underground allusivi alla sessualità o più o meno esplicita, allo stesso tempo ti vendono il twerking di Elettra Lamborghini, ti vendono queste starlette che hanno una percentuale di allusione all'atto sessuale, alla sessualità, e molto spesso in età appena maggiorenne, tra l'altro, che fa impallidire. È la doppia morale, appunto, dei padroni del discorso. Passo alla domanda di Antonio Tonietti, poi direi le ultime due domande prima di chiudere questa diretta, quindi chi volesse farci delle domande, altri due, e poi ci salutiamo. Intanto rispondo a questa domanda di Antonio brevemente, che chiede: che ne pensate del fatto che alcuni personaggi seminali del genere non possano neanche essere nominati, pena il ban dai social? Allora, innanzitutto metto a ban l'aggettivo seminale, che appunto in italiano significa una cosa ben precisa legata alla riproduzione. Poi so che in certe fanzine, in certe riviste musicali lo si usa, però personalmente cerco di evitarlo. Allora, so a cosa ti riferisci, Antonio, ovviamente. Allora, io te la butto brevissimamente con una battuta. Nel momento in cui tutti, perché questa è la società oggi, tutti dicono la stessa cosa nella medesima maniera, quando anche questa cosa che viene detta fosse la più giusta, la più bella, la più nobile del mondo, io ritengo ci sia la necessità, per controbilanciare, una necessità che addirittura individuerei in un'ottica fi di fisiologia della vita di un organismo sociale. C'è bisogno di qualcuno che faccia il bastian contrario, c'è bisogno di qualcuno che dice l'opposto, c'è bisogno di qualcuno che, se tutti dicono bianco, uno dica nero, perché se non è così, veramente noi perdiamo il senso anche del contrasto, perdiamo il senso del fatto che una opinione personale la si basa, la si fa nascere sul confronto tra idee che sono in opposizione. Quindi facciamo pure finta che questo che noi viviamo è il migliore dei mondi possibili, cosa che evidentemente io non penso affatto, ma quando anche fosse così, c'è bisogno di oppositori, c'è bisogno di critici, c'è bisogno di persone che ci sciocchino. E quindi quell'artista a cui tu fai riferimento, che ben inteso, io quando vedevo i video dei suoi proclami su YouTube mi veniva molto spesso da ridere, perché erano dei deliri tecnicamente parlando, ma c'è bisogno anche del delirio. C'è bisogno della scorrettezza, c'è bisogno della possibilità che in questa società, se uno vuol dire qualche cosa, la dica, perché le società, appunto, che poi fanno i roghi dei libri, e qua si fanno i roghi dei libri fisici attraverso la censura
che è molto più sottile e molto più subdola di quella di un tempo, e ci sono anche le censure ai roghi virtuali, perché sappiamo benissimo che oggi o la pensi come loro o non esisti, e quando non esisti, di fatto puoi anche dire una cosa davanti allo specchio, però l'impatto che questa cosa ha è veramente minimale. Vedo che Luigi è riuscita a riformulare la sua domanda per Abibial, quindi la leggo subito e poi spazio in caso a chi volesse a una ultima domanda prima di chiudere questa nostra video diretta di stasera. Chiedevo solo un commento sul grindcore, che quando all'inizio degli anni 80 è nata era veramente un'estremizzazione punk. Gruppi come Anal Kant, Agathocles, li scoprivi con il passaparola, erano di nicchia al pari del black arrivato dopo e dissacranti, o almeno è così che li ho vissuti io all'epoca. Il black metal l'ho vissuto senza vedere quanto ben spiegato questa sera, probabilmente proprio perché non sono mai entrato profondamente in questo mondo. Giudizio su Grindcore brevemente anche da parte di tutti e due voi. Allora, il grindcore è comunque un genere che è sempre stato molto anche legato a una militanza politica, soprattutto anarchica o comunque di estrema sinistra. Difatti, è sempre almeno originariamente, girava molto vicino alle aree dei, diciamo, degli squat, delle case occupate, dei centri sociali e così via. Quindi è un genere che si è sempre tenuto in disparte ed è molto simile in tanti aspetti al black metal, cioè il fatto di uscire dal gregge, costruirsi un proprio mondo e discostarsi da tutto quello che era commercializzazione, mainstream, music business e tutte queste cose. Effettivamente ci sono state delle comunanze. La cosa che è sempre stata criticata, diciamo da chi considera questi generi musicali, è che il grindcore fosse un genere impegnato a livello politico, sociale, anche per la lotta animalista, per il mondo vegetariano, queste cose qui, mentre invece il black metal era tutt'altro, cioè era invece votato alla violenza, al dissacrare, anche a fare provocazioni di tipo razzista o comunque di destra, patriottico, tutte queste cose sono, da un certo punto di vista ideale, forse sarebbero stati due generi, sono stati due generi contrapposti, ma i due generi però fondamentalmente non si sono mai incontrati, perché il grindcore è un fenomeno, come dicevi tu, che si è dipanato dagli anni 80 fino agli anni, primi anni 90. Invece il black metal è un genere che è nato, come tutti lo conosciamo, attorno ai primi anni 90, 90, 90, 91, 92, 93 è stato l'anno, diciamo, principale. Ecco, il mio commento è solamente quello. Due generi molto simili per molti aspetti, per quanto riguardava l'uscire dal mainstream, non essere assoggettati a nulla, essere totalmente liberi, molto diversi invece per quanto riguarda, diciamo, gli ideali, gli intenti che i due generi hanno portato avanti. Grazie, abbiamo due domande perché una mi è arrivata su Messenger, c'è un amico che non è riuscito, credo, a intervenire nei commenti per Gab, quindi ti chiedo di rispondere a entrambe però nella maniera più breve possibile. La prima che ti leggo, perché appunto non compare, è di Gennaro, che ti chiede: secondo te quando ha avuto inizio l'ultima fase di normalizzazione musicale, quando è stata, secondo te, che è scattata questa fase di normalizzazione? E per normalizzazione immagino lui voglia significare questo schiacciamento di qualunque tipo di effervescenza reale, no? Ma Sì. io credo, allora, anzitutto mi ha spaventato molto e mi ha anche diciamo, impressionato, non me l'aspettavo, la fine drastica del fenomeno punk. Il metal, per tutte le sue derivazioni e ramificazioni, ha avuto modo di poter sopravvivere alla debacle del significato più punk che all'inizio era insito anche nel metal, perché si è evoluto attraverso il doom nella musica classica, attraverso il glam nel rock, eccetera, eccetera. Addirittura poi ha avuto anche tante contaminazioni.
Invece, credo che con la fine del punk, e io devo dire che orgogliosamente amo definire The Wanted Damen una band punk come unica definizione che mi sento di abbracciare, e quando questo accade, è quella che maggiormente mi inorgoglisce. Ti ho mandato, Antonello, un tweet di quel giornalista, adesso non mi viene più. Facci, esatto, che è un giornalista, diciamo, non musicale, in cui ha fatto un tweet dicendo: altro che black metal, ascoltate, questi qui spaccano il culo, ed era il nostro pezzo, che è un pezzo punk, schiuma su sto scroto progressista. In realtà Facci ha colto un aspetto importante del discorso. Oggi come oggi, con la fine del punk, credo che siano saltati i parametri di musica di protesta, dal punto di vista stilistico e dal punto di vista anche prettamente musicale. Per cui io credo che fare un pezzo registrando l'effetto di una sega che si fa contro il microfono sia ricerca sonora allo stato puro e non rappresenti più quel tipo di simbolo che poteva rappresentare quando una cosa del genere poteva essere punk. Oggi, quindi, questa normalizzazione non si può che rispondere con la lotta al politicamente corretto. Credo che sia l'unico modo trasversale per poter tornare a riappropriarci di una libertà che le differenziazioni musicali non ci consentono più di poter definire. Domanda di Ivano, sempre per te, Gab. Credi che del monoteismo della religione in generale, se vogliamo, sia più criticabile la sua palese strumentalizzazione e edulcorazione, maggiormente il suo messaggio profondo, oppure parimenti entrambe le sfaccettature? È una domanda, diciamo, molto, come dire, molto tecnica, che mi stimola poco sotto il profilo per il quale invece io ho citato prima, la dicotomia tra i black metaller che danno addosso ad una chiesa ormai svuotata di qualsiasi significato militante e non danno addosso a una chiesa emergente, immigrazionista, e alla conquista dell'Europa, che invece avrebbe molto bisogno di essere criticata. Un tempo, in soldoni, un tempo si criticava il potere. Adesso sì, il potere viene coadiuvato da coloro che sono i suoi cagnolini, che in realtà lo difendono come cani da guardia. È questo che si è perso completamente, l'attaccare il potere. E il black metal è tra i generi che rischia maggiormente di assolvere a questa funzione di cane da guardia del regime politicamente corretto. Riguardo il discorso del monoteismo, io sinceramente non lo vedrei in contrapposizione a religioni che non sono di carattere monoteista. Credo che non sia quello il punto. Se il ruolo. Allora, una riflessione credo che potrebbe essere interessante. Credo che l'Islam, e non lo dico io, lo dicono grandi analisti come Michel Houellebecq, naturalmente Oriana Fallaci, credo che l'Islam sia stato deputato come il rap in ambito musicale, in ambito spirituale, perché è l'unica religione a non avere una identificazione morfologica, per cui tu puoi essere islamico senza necessariamente rifarti ad una morfologia che invece le altre religioni, da quella cristiana, con una simbologia. Noi abbiamo avuto proprio sull'album il dipinto di Mario De Black che ha corredato la confezione con questo Cristo meraviglioso biondo con gli occhi azzurri che noi cantiamo all'interno del brano. Buddha ha dalle fattezze clamorosamente orientali, esattamente come il popolo a cui si rivolge la religione che lo riguarda. Ecco, l'Islam è l'unica religione che, essendo incorporea, si può adattare al progetto globalista perché può essere abbracciata indipendentemente dalla morfologia che riguarda le varie popolazioni del globo. E questo è la demorfologizzazione della demografia mondiale, è alla base del progetto mondialista che tenderà sempre ad uniformare tutto l'uniformabile, a far sparire le nostre differenze, che sono anzitutto morfologiche, perché io sto guardando tre volti in questo schermo.
Io, Antonello e Abibial siamo completamente differenti e identificabili in quanto noi esattamente per le nostre caratteristiche morfologiche, che poi all'interno di una trasversalizzazione, diciamo, demografica, possono portare ad un'identificazione con culture che, radicate sul territorio, linkano, per usare un orrendo barbarismo, determinate morfologie a determinati territori. Siccome questo si vuole totalmente sradicare e si vuole far sì che un abete possa crescere indipendentemente dalla morfologia del territorio che lo ospita, non a caso hanno messo le palme davanti al Duomo di Milano, fottendosene delle caratteristiche climatologiche di quel punto latitudinale e anche altitudinale, ebbene, questo è il progetto mondialista. Ho letto una domanda. Benissimo, allora io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa nostra diretta di 1 ora e mezzo esatta, quindi è stata una bella chiacchierata. Ringrazio Gab Volgar, ringrazio Abibial per appunto aver sviscerato in maniera così netta, lucida, però appunto anche in maniera assolutamente argomentativa, senza forzature, tutti i temi della serata. Ricordo che queste video dirette sono legate all'uscita di questo libro che mi riguarda, La musica e i suoi nemici, uscito ufficialmente nella giornata di ieri per Uno Editori. Il tema del frequentare l'infrequentabile, così come l'ho definito nel mio libro, appunto, è uno dei capitoli che vanno a comporre questo libro. Credo che oggi abbiamo da quello spunto tratto delle considerazioni utili. Mi fa piacere appunto che diversi non ascoltatori di metal, per esempio, si dicano interessati alla discussione di oggi. Questo è molto importante perché, ripeto, qua usciamo dalle settorializzazioni, usciamo dagli schemi, usciamo dalle gabbie contenutistiche, e la volontà è quindi quella di fare altre video dirette di questo tipo finché non ci sarà possibile uscire a rivedere le stelle, che poi è l'energia che le persone ti danno e ci danno. E quindi E a ringraziando pagare. le persone che ci danno questa energia, grazie a tutte le persone che oggi ancora tantissime hanno posto riflessioni, domande, curiosità, considerazioni, e naturalmente il bello di questa diretta è lo scambio con voi. Quindi ancora io vi auguro una buona notte, una buona serata e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao a tutti.